Qualche giorno fa LG ha ufficializzato la nuova serie K 2017, smartphone di fascia medio-bassa, tutti sotto i 200 euro e che risultano essere piuttosto interessanti per una combinazione di hardware e software, ma soprattutto anche per l'attenzione posta da LG per la durata della batteria, che è stato un aspetto fondamentale nella nascita di questi tre nuovi smartphone. In descrizione qua sotto trovate l'anteprima testuale più le schede tecniche di questi smartphone per farvi un'idea più dettagliata. In questo video parleremo un po' delle mie prime impressioni, avendo avuto modo di provare questi tre telefoni per qualche momento proprio in sede di LG a Milano. LG K10 è il dispositivo sicuramente più interessante dei tre, sia perché è quello un po' più costoso da 199 euro, sia perché è quello dove è stata posta più attenzione, più cura al dettaglio proprio dalla stessa azienda. Infatti troviamo un'estetica diversa rispetto agli altri smartphone e soprattutto una cura molto elevata nella, ad esempio nella costruzione del vetro leggermente curvato che nasconde un display da 5,3 pollici con risoluzione HD e comunque in generale un'estetica che a me non è proprio dispiaciuta, con una combinazione di oro e nero come colori principali. All'interno c'è Nougat come sistema operativo, basato su un MediaTek più 2 GB di memoria RAM e 16 GB di storage espandibili, e soprattutto c'è una combinazione fotografica di un modulo principale da 13 megapixel più uno da 5 megapixel frontale con grandangolo. Insomma, viene ripresa un po' l'esperienza offerta dai top di gamma della stessa azienda e portata finalmente su dispositivi di fascia decisamente inferiore. LG K8 invece scende di prezzo e scende di caratteristiche, parliamo di 159 euro di listino, con un display da 5 pollici anch'esso HD e una estetica che ricalca quella del K4, che poi sarà il dispositivo un po' fanalino di coda per prezzo e per caratteristiche hardware. C'è ancora Nougat a bordo, ma il processore cambia completamente di tipologia, diventa un Qualcomm da 1,4 GHz, scende un po' la RAM, 1,5 GB, risulta essere un dispositivo ancora utilizzabile bene, piuttosto veloce, piuttosto facile da usare, ma allo stesso tempo perde un pochino di velocità e sprint rispetto al K10, che comunque risulta essere il top di gamma fra questi tre nuovi dispositivi. Il K4 invece è quello che mi è piaciuto un pochino meno, costa 119 euro e presenta ancora un display da 5 pollici con risoluzione 480p, sembra di essere tornati un po' indietro nel tempo, perché c'è ancora Marshmallow, c'è un solo gigabyte di memoria RAM. Insomma, è un dispositivo che fa diversi compromessi ad un prezzo dove spesso si trovano dei dispositivi secondo me un pochino più interessanti, o comunque dove vale la pena spendere qualche 20-30 euro in più per acquistare qualcosa di superiore, come già il K8 è. Questi tre dispositivi mi sono piaciuti perché sono ben bilanciati. Sicuramente è vero, andando a comprare qualche cinesone abbiamo un dispositivo magari più prestante con un display migliore, ma allo stesso tempo qui abbiamo Nougat, che spesso non si trova su dispositivi di provenienza cinese, e soprattutto l'attenzione, la cura e anche l'assistenza di LG, che è un marchio un pochino più occidentalizzato, possiamo dire così, e dove magari trovate anche assistenza sul territorio italiano, che non è una cosa da poco. Insomma, se volete sapere di più su questi dispositivi c'è la mia anteprima testuale qua sotto in descrizione. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per il bob.com. Andrea Ricci.